Ebbene, cari amici di Granata, un grande successo questa marcia per il Philadelphia. Ora siamo riuniti tutti quanti assieme sul campo che fu degli Invincibili. Soprattutto con noi Oscar degli Statuto, mitico leader che ha cantato come al solito le canzoni Granata, insomma, ci ha tenuto compagnia. Qualche parola quindi per questa marcia? È un evento molto importante, fondamentale, deve essere una testimonianza di volontà di quello che è del popolo Granata, che nonostante tutto quello che abbiamo subito e continuiamo a subire non abbassa la testa e continua a lottare. Non abbiamo nessun altro mezzo che non questo, quindi esserci sempre e farci sentire. Il risultato è stato molto positivo, dobbiamo continuare su questa strada. Hai cantato la canzone dedicata al bomber dei bomber, Paolino Pulici, ma questa sera sarà la serata anche di un grande bomber, del capitano, forse l'ultima. Vabbè, io non è che mi metta a piangere per questo, sicuramente Bianchi è un buon giocatore, forse il rapporto qualità-prezzo rispetto a quello che al suo ingaggio in questi anni non ha dato tutti i frutti sperati, e quindi il fatto che venga ceduto con la speranza che arrivi qualcun altro magari più adatto al gioco di Ventura con delle caratteristiche diverse, la cosa mi fa anche abbastanza piacere, quindi non sono assolutamente rattristato da questo. Ecco, allora c'è stata una salvezza sofferta quest'anno, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Sicuramente qualcosa in più, perché il posto del Toro non è la salvezza risicata alle ultime giornate, ma è quella di un posto prestigioso così nella classifica, proprio nel posizionamento del calcio italiano. La nostra storia merita ben altri scenari, ovviamente finché non saranno fatti grossi investimenti e dei progetti, soprattutto partendo da qua, dal Philadelphia, partendo da radicare i giovani, farci i campioni in casa e portarli avanti fino alla massima serie, questo non potrà essere, quindi per questo è veramente importante il Fila. Va bene, grazie mille, allora come sempre Forza Toro, grazie a voi.